Pace e bene a tutti, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando, soprattutto agli anziani, gli ammalati. Ecco, oggi tenteremo di fare una diretta in preparazione alla celebrazione eucaristica che vedrà proprio le esequie del nostro caro fratello Padre Rosario Borraccino. E vi chiediamo sin dall'inizio perdono se magari le cose non saranno proprio perfette, però ecco, l'intento di questa ora che trascorreremo insieme è proprio quello di fare un ricordo di Padre Rosario, proprio per arrivare alla celebrazione attraverso proprio una conoscenza di questa figura davvero potremmo dire splendida della nostra provincia dei Frati Cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio. Infatti già qui con me c'è Padre Maurizio Placentino, che è il ministro provinciale della nostra provincia. Ecco, grazie Maurizio per essere venuto qui. Noi abbiamo condiviso insieme anche l'esperienza della formazione teologica insieme e Padre Rosario ci ha accompagnati con la sua figura proprio esemplare. Io subito ti chiederei, ecco, un tuo ricordo personale di Padre Rosario. Ecco, sì, abbiamo vissuto con Padre Rosario anni che sono particolari nella vita di un frate, appunto quelli della formazione. Lui negli ultimi 20 anni è stato di fraternità nel nostro convento di Campobasso, appunto sede del post-noviziato. E lì, ecco, in questi 20 anni e quindi anche negli anni in cui siamo stati noi a Campobasso, ecco, la figura di Padre Rosario è stata quella di un padre, direi quasi di un nonno. Ecco, sicuramente tutti ricordiamo Padre Rosario per il suo essere un cappuccino tutto d'un pezzo, no? Molto esigente anche nella vita, nella forma di vita religiosa, ma poi facilmente si scioglieva in un sorriso, si scioglieva in una carezza, in una pacca sulla spalla di incoraggiamento, e soprattutto, ecco, nel ministero della confessione ecco, rivelava veramente tutta la sua umanità, la sua paternità. Ecco, sicuramente una persona, possiamo dire, attenta, nonostante la sua età, che magari per alcuni aspetti lo poneva a distanza da noi, poi era capace veramente di essere presente in quello che i frati, i giovani vivevano, di essere attento, ecco, anche al percorso, e preoccupato che col percorso dei giovani fosse ben fatto. Fra Maurizio, a te diciamo il gravoso compito anche di dire una parola ogni volta che c'è una celebrazione esequiale dei nostri frati, ecco, e ogni volta è una prova, proprio una vera lotta, no? nel trovare le parole giuste per descrivere anche la personalità, la figura del frate. In questo caso quella di Padre Rosario non è una figura tra tante, ma è una figura che, ecco, ci tocca più da vicino, proprio nella nostra esperienza personale. Quanto ti è costato anche scrivere, fare memoria, ricordare, ecco, per entrare proprio nel cuore della personalità di Padre Rosario? Sì, ecco, quando c'è una situazione di questo genere, quando viene meno un frate, il segretario prepara subito la scheda biografica per il provinciale perché possa, ecco, elaborare una comunicazione, anche l'omelia. Ecco, nel caso di Padre Rosario in effetti mi sono trovato davanti a una scheda molto densa, molto lunga, e in effetti per la prima volta ho un po' tralasciato la scheda biografica perché era difficile stare dietro tutti i dati, tutti i cambiamenti, tutti gli incarichi che Padre Rosario ha avuto, però ho avuto facilità proprio per questo contatto che c'è stato, questa vicinanza, questo suo coinvolgimento nella vita della provincia. Ogni volta possiamo dire che questa è un'esperienza particolare perché ti permette effettivamente di entrare nella vita, di rileggere con la vita di un fratello e di scoprire effettivamente quanta ricchezza, quanti doni attraverso i fratelli Dio ha fatto a noi, alla sua Chiesa. E nel caso di Padre Rosario non è stato particolarmente difficile, ecco, rileggere la sua vita e sottolineare alcuni aspetti belli che egli ha trasmesso. Poi con Padre Rosario ti accomuna anche questo impegno gravoso, no? Ma anche bello quello di essere un po' di guida dei frati nella provincia. Anche Padre Rosario ha vissuto questa esperienza, anzi la sua esperienza si è incrociata con gli ultimi momenti proprio della vita di Padre Pio. Posso chiederti questo, ecco, quando sei diventato provinciale, no? Sei stato eletto provinciale, sicuramente hai fatto riferimento anche a Padre Rosario, o magari, non so, gli avrai chiesto anche qualcosa, non so, anche qualche segreto o qualche consiglio, magari
sarà stato forse magari lui stesso a venirti incontro e a darti certamente i suoi auguri, il suo augurio, la sua benedizione. Ricordi una parola, un incoraggiamento che magari lui ti ha detto? Ecco, sì, come dicevo, sicuramente in Padre Rosario ho potuto trovare una persona che mi capiva, ecco, nella fatica, nelle difficoltà del ministero che sto svolgendo, perché lui appunto ha vissuto questo ministero e l'ho vissuto anche in un periodo non facile per la nostra provincia. Ecco, sicuramente il primo atteggiamento è questo. Padre Rosario comprendeva benissimo la fatica di un tale ministero e quindi il suo sguardo era sempre di vicinanza, di incoraggiamento, di comprensione. E poi ecco, come dicevo prima, mentre possiamo dire fuori della sua stanza a volte sembrava un po' rigido, fermo su alcune cose, poi quando riseduto con lui faccia a faccia veramente manifestava una vicinanza e una comprensione enorme. Alcune volte è capitato che dopo per esempio degli incontri provinciali, degli incontri in cui c'erano tanti frati, lui magari aveva fatto qualche intervento, poi mi chiamava o voleva, ecco, sentirmi per dire: che guarda, io volevo dire questo, non ti spaventare, ecco, voleva essere sicuro di non aver gravato, di non aver pesato, ferito, ecco, anche, e quindi era sempre attento in questo. Proprio forse l'ultima volta che l'ho sentito è quando mi ha chiamato per telefono, proprio per chiarire con suo passaggio e per darmi il suo incoraggiamento e la sua vicinanza. Certamente ogni volta che vivevamo anche questi momenti provinciali, no? Di vita provinciale, queste assemblee, Padre Rosario mai faceva mancare quel suo pensiero, la sua presenza. Emergeva sempre questa umiltà, no? Questo atteggiamento di umiltà, ma soprattutto anche la sua passione, cioè emergeva proprio questa passione per la provincia, questo amore per la provincia dei frati. Tu l'hai sentita questa? Sì, effettivamente non perdeva occasione per richiamare, ecco, all'osservanza del Vangelo, lo dirò oggi anche nell'omelia, non perdeva occasione per richiamare all'osservanza delle costituzioni, allo studio delle costituzioni. Ecco, era la sua passione che traduceva in fatti, cioè in voglia di dare una spinta, ecco, di dare una mano. Non era un frate che stava nel suo angoletto a osservare le cose, ma era attivo e partecipe e preoccupato e, ecco, motivato nella vita della provincia. Un'ultima condivisione insieme con te. Credo che in questo momento, ecco, noi vi spieghiamo anche il motivo per cui parliamo un po' sottovoce, perché ci troviamo sui matronei della Chiesa di Santa Maria delle Grazie. In questo momento c'è proprio una celebrazione eucaristica e quindi cerchiamo anche di non disturbare anche con la nostra voce. Però ecco, questa voce indica anche il senso anche di questa giornata, che non è all'insegna della gioia, ma è all'insegna davvero del ricordo, della memoria, un ricordo e una memoria carichi davvero anche di tenerezza, ma anche di tristezza, perché convieni con me, Fra Maurizio, che davvero oggi non va via un frate fra tanti, ma un frate speciale. Ecco, un'ultima descrizione attraverso proprio un aggettivo, se dovessi usare proprio con un aggettivo una descrizione di Padre Rosario, quale aggettivo useresti? La sua, ecco, descriverei Padre Rosario ricordando la sua paternità, e questo qualcosa di cui oggi abbiamo profondamente bisogno, di cui i nostri giovani hanno bisogno, di cui noi abbiamo bisogno, di figure che pur nella loro distanza, no, su tanti aspetti, sanno essere presenti e sanno indicare una strada. Ok, grazie di cuore Maurizio, ci vediamo dopo per la celebrazione. Dopo, pace bene. Io intanto chiederei di avvicinarsi, ecco, dietro di me, voi non potete vedere, ma davvero c'è una nuvola di frati, tanti frati giovani venuti da Campobasso e anche dallo studentato di Bari, proprio qui per dare testimonianza anche della loro, del loro incontro, proprio della loro vita, della loro condivisione con Padre Rosario. Ecco, chiederei di avvicinarsi a qualcuno di loro, c'è Fra Michele e Fra Italo, ecco. Fra Michele, ciao. Ciao Fra Italo, benvenuti. Ecco, velocemente, venite qui vicino a me. Un vostro ricordo personale di Padre Rosario.
un vostro ricordo personale di Padre Rosario. Voi lo avete incrociato dove? Nello studentato a Campobasso, no? Sì, siamo stati 3 anni, abbiamo vissuto con lui a Campobasso per 3 anni, è stato nostro professore di latino e di lui ricordo il silenzio, sempre parole costruttive, però parole costruttive che riguardavano la nostra vita. Quindi dalla sua bocca usciva spesso San Francesco e esempi di vita di San Pio. E ho avuto anche l'occasione di confessarmi da lui e è lì che ho sentito la sua paternità, nella confessione. Sinceramente mi aspettavo di trovare un confessore un po' più rigido, in realtà invece molto molto tenero. Paterno, come paterno. Ha detto Fra Maurizio. A te Italo voglio chiedere questo, no? Padre Rosario è stato anche insegnante, lui cosa vi insegnava? A me insegnava il greco, ecco, io non è che sono stato molto un bravo studente, però voi immagino più anche bravi di me. A noi insegnava latino e ci abbiamo provato, nonostante lui aveva una memoria spaventosa. Rispetto alla mia che dimentico subito tutto, lui alla sua età comunque insegnava senza libro, sapeva tutte le declinazioni, tutto quanto completamente a memoria ed era paziente come insegnante, era esigente, però anche sornione, cioè a volte era il sorriso che ti accoglieva quando tu proprio non ci arrivavi, però voleva che tu studiassi, ecco, questo era importante per lui. Ci hanno detto anche che era un grande appassionato del Milan, no? E che quindi tante serate le trascorrevate anche insieme a vedere le partite del Milan. Magari i frati non sempre amavano vedere quella partita, però ecco, la gioia di condividere insieme la serata lo si faceva. Ecco, e lui era un tifoso, no? Io vi ringrazio. Un altro ricordo, se ce l'avete, altrimenti... Sì, io ricordo un'espressione particolare che lui faceva, e la faceva spesso, era una specie di sorriso. Per esempio, lui iniziava a usare anche il computer, lo usava bene per vedere le notizie la mattina, per essere aggiornato sulle cose del mondo, le notizie. Però a volte internet si bloccava, e quindi veniva alla porta della camera mia a bussare perché io intervenissi. Chiamava il tecnico. E lo aggiustassi. Quando lui bussava, io aprivo la porta, e lui aveva un sorrisetto tutto strano di chi non vorrebbe disturbare, ma di chi sa che non sta disturbando, però comunque di chi, tipo il bambino che ha fatto una marachella per dire senti qua ho combinato qualcosa, vieni tu a risolvere, ed era la sua tenerezza che emergeva in questi istanti rispetto anche a una grande solennità che in realtà sapeva esprimere in altri contesti, quindi io Padre Rosario lo ricordo così, una persona molto seria, molto solida, ma con quel sorrisetto fanciullesco da piccolo bambino. Grazie, grazie di cuore. Ecco, in questo momento mi dicono di mandare la linea allo spot e ci ritroviamo subito lo spazio pubblicitario. Ecco, siamo ritornati in diretta qui dal matroneo della Chiesa di Santa Maria delle Grazie e mi ha raggiunto Padre Rinaldo. Grazie Padre Rinaldo per essere qui per ricordare insieme il nostro caro Padre Rosario. Ma prima di dialogare insieme, vediamo insieme un servizio proprio tratto da un'intervista che Padre Rosario ha concesso per un programma che si faceva su TV Padre Pio, Guarda Stelle. E in questo inserto lui parla proprio della sua famiglia, della sua vocazione. Vediamolo insieme, ascoltiamo. Dunque la mia gioventù, ecco, la mia gioventù è passata un po'. Se dalla tua famiglia, se puoi per un attimo descriverci la tua casa. La mia famiglia. Bene, la mia famiglia, e questa è una cosa molto importante, almeno per quanto riguarda la mia vocazione. Sono nato in una famiglia, ecco, cristiana, con principi buoni, in una famiglia che oltretutto non hanno ostacolato la mia vocazione. Puoi ricordarci il nome dei tuoi genitori? Ecco, mia mamma si chiamava Vincenzina, così la chiamavano, e mio padre si chiamava Antonio, Quindi ho trovato un ambiente che non ha ostacolato la mia chiamata. E come è nata? Com'è questa? Oh, è interessante per poter capire che gli uomini sono chiamati dal Signore, gli uomini, le donne, i ragazzi sono chiamati in maniera diversa. Ecco, la mia vocazione, sai, ma ti ha parlato il Signore. A me non ha parlato il Signore, però mi ha attratto, io sono stato attratto, e attratto
da quando ero piccolo. Dici, come ti ha attratto? Ho avuto tanta simpatia, o meglio, hanno creato in me tanta simpatia. Da prima il vescovo di Cerignola, che era un cappuccino, Monsignor Vittorio Consigliere. Poi accompagnava il vescovo un fratello che si chiamava Fra Giacomo. E il vescovo e Fra Giacomo andavano generalmente a piedi, mica andavano in macchina. Allora noi lo vedevamo sia quando attraversava la cittadina, sia quando veniva nella chiesa parrocchiale, io poi dopo, naturalmente, dove sono stato di più è la chiesa della Dolorata. In Cerignola. In Cerignola, sì. E quindi là ho visto. Allora i miei, sai, dice, ecco, perché hanno, in un certo senso, non hanno ostacolato. Perché io mostravo simpatia e loro godevano di questa mia simpatia, ma non potevano mai pensare che poi questa simpatia, poi in successione di tempo, avrebbe avuto una realizzazione vera. Il tuo nome di battesimo? Anch'io Antonio, perché Antonio. Sai, eri il primogenito, mio padre era il primogenito, quindi tutta una combinazione di Antonio. E allora, e quindi tu, voglio dire, parliamo di quali anni, quando questo bimbo che si chiamava Antonio... Negli anni 30. Quando a Cerignola non ancora erano arrivati in maniera definitiva i cappuccini, che i cappuccini a Cerignola sono entrati, ricevuti nell'ospedale Tommaso Russo, se non mi sbaglio, e lì avevano la cappellania. E io ricordo i primi frati, sai, ma a quell'età io ricordo i primi frati, così come ricordo i predicatori delle quaresime, che allora venivano chiamati in occasione delle quaresime i predicatori. Siccome, in parrocchia, sempre in parrocchia veniva. Beh, allora la quaresima veniva predicata in cattedrale. E ho detto che il vescovo era un cappuccino della provincia di Genova, quindi tutti i cappuccini predicatori venivano da Genova. E i miei avevano iniziato a mettere un so' di fantasia di mandarmi a Genova. Poi c'è stata la guerra e i nostri confratelli, i frati di allora, di Cerignola, che giravano allora per Cerignola, sia per la Questua, sia in occasione di predicazione alla Dolorata, ci venivano spesso, sia in occasione quali di... Quali furono i primi frati che realmente cominciasti a frequentare? Che io ricordo. Padre Paolino da Casa Calenda, che è il fondatore di Cerignola, del convento di Cerignola, Padre Clemente, Fra Diego, Fra Bernardo. Qual era l'atmosfera di quegli anni? Beh, allora devo dire che io fino ai 10 anni ho frequentato la parrocchia. Poi, dopo 10 anni, i frati sapevano che in me c'era qualche cosa. E Fra Diego, che è un ex missionario del Brasile, io venivo dal Brasile, Fra Diego è venuto da a casa, si è fermato a casa e ha detto, beh, se tu devi andare in convento, devi venire a prepararti un po' in convento, così impari a servire la messa. E così è stato. E così è stato che io per un anno, quindi da 10 a 11 anni, mattina e sera partivo dalla Dolorata e andavo lì in convento. E lì la conoscenza dei confratelli, ne ricordo tanto, me ne è chiesto soltanto qualcuno. Pace e bene, ben ritrovati qui, siamo in diretta dai matronei della Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ci ha raggiunti Padre Rinaldo, grazie Padre Rinaldo per essere qui. Ecco, Padre Rinaldo può raccontarci qualcosa in più di Padre Rosario, perché quando era seminarista ha avuto Padre Rosario, proprio ha condiviso l'esperienza fraterna nel convento di San Marco di Sant'Elia a Pianisi. E poi, ecco, un momento tuo importante della tua vita, l'ordinazione sacerdotale. Lui era ministro provinciale quando tu, ecco, hai vissuto questa tappa importante della tua vita. Un ricordo, Padre? Ecco, io sì.
torno alla memoria negli anni 60, quindi quando facevo il quarto e quinto ginnasio a Sant'Elia, lui insegnava latino e greco. È stato sempre un insegnante fino agli ultimi tempi. Però al di là di questo, insomma, ecco, di questo suo compito, Padre Rosario è stato sempre un frate molto molto mite, semplice e tanto disponibile, no? Anche quando doveva essere un po' severo anche per i compiti, queste cose, ha avuto sempre quell'atteggiamento di condivisione, di bontà. Ecco, e la cosa poi, il ricordo più bello per me, no? È di quando sono stato ordinato sacerdote, si tratta di 50 anni fa, no? E Buonissimo. proprio lui era ministro provinciale, ecco, ricordo anche, conservo ancora l'obbedienza che lui mi ha dato per andare in Francia a studiare la lingua francese e poi andare in Africa nel Chad. E questo, insomma, ecco, sono le cose che più tengo nel cuore, ma soprattutto poi sempre nel percorso della mia vita di frate lui è stato sempre attento, anche perché essendo stato a Sant'Elia lui conosceva anche la mia famiglia e aveva sempre una bella bella attenzione per tutti quanti, il popolo di Sant'Elia, ma anche per tutti quanti gli altri. Padre Rinaldo, ricordi proprio una parola specifica, speciale, anche proprio nei giorni dell'ordinazione? Perché penso che lui ti abbia fatto un po' di raccomandazioni, no? Ti abbia voluto incontrare prima dell'ordinazione. Sì, al di là, ecco, di quello che lui ci teneva tantissimo di custodire dentro di noi la vocazione, la chiamata del Signore e anche di essere attenti, diciamo, no, a seguire ciò che erano le norme, le disposizioni, tutte queste cose così. Però sempre poi, anche dopo, no, quando ci incontravamo così, mi guardava e diceva: dai, dai, coraggio, fai bene, dai, vai avanti. Cioè, quell'atteggiamento di incoraggiamento, e ripeto, ecco, l'immagine anche di superiore, di provinciale, non è quello che a volte lo dice il provinciale deve custodire, ma custodiva la regolare osservanza, anche, diciamo, gli impegni che uno doveva avere, ma li custodiva sempre con quel delicato sorriso, no? Che ti faceva proprio sentire incoraggiato, sentire bene, no? Ecco, anche quando, diciamo, ripeto, doveva essere un poco più deciso, determinato, è stato sempre così. Poi penso anche lui è stato sempre con i giovani, è stato sempre tanto attento, no? Alla vocazione e anche a incoraggiare chi veniva chiamato al nostro ordine. Grazie, grazie di cuore Padre Rinaldo. Con te voglio condividere anche questo pensiero. Quando era venuto qui da pochi giorni perché ormai le forze non lo sorreggevano più e quindi era necessario per lui che stesse nell'infermeria. Sì. Noi ci eravamo detti, ecco, ce lo godiamo un po', così ce lo coccoliamo un po', ma non abbiamo avuto il tempo perché, ecco, le forze lo hanno piano piano Sì. abbandonato ed è andato in Sì, ospedale. io Poi, gli ultimi giorni, ecco, stavo pure io all'infermeria e hai ecco, celebrato anche con il lui, concelebrato ricordo, con sì, il lui. ricordo, ecco, sempre di quegli occhi grandi, semplici, che ti guardavano e anche, ecco, quello, neanche lamento, perché diceva soltanto, non riesco più a dormire, non ce la faccio più, però sempre con quello sguardo mite, 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 è il ricordo più bello per lui. E credo anche all'eredità che tu porti da parte sua per te. Certo, sì, dobbiamo cercare di seguire l'esempio di questi frati che sono stati veramente È forti, vero, anche nei è momenti più vero. difficili, perché pensiamo, Padre Rosario, insomma, ha avuto anche la responsabilità della cura della provincia nei momenti in cui c'era Importanti e l'amministratore, delicati. ecco, apostolico, e lui sempre è stato a servizio di tutti. Ecco, Grazie, grazie Padre Rinaldo. ecco. Spazio alla pubblicità. Ecco, siamo di nuovo rientrati qui in diretta. Tra pochi istanti accoglieremo proprio in chiesa il feretro di Padre Rosario, che verrà scortato proprio dai frati studenti di teologia provenuti da Bari, Santa Fara, e dai frati studenti provenienti proprio dal post noviziato di Campobasso. Ma qui con me, ecco, ci sono due frati speciali, Francesco e Pietro.
i quali proprio, ecco, hanno davvero una cosa bella da raccontarci da parte di Padre Rosario, la loro esperienza proprio con Padre Rosario. Ma prima di questo, ecco, vorrei vedere insieme con voi un servizio in cui Padre Rosario ricorda i giorni della sua ordinazione sacerdotale. Ecco, manderei proprio il servizio e poi dopo ci ritroviamo insieme a dialogare qui. Un ricordo veloce anche di questo... Della consacrazione. Esatto. Il ricordo è che dal venerdì fino al sabato della vigilia, cioè venerdì prima della domenica, il sabato prima della domenica della nostra ordinazione, ha fatto una grande nevicata lì nel Molise, per cui anche il treno dovette fermarsi alla stazione di Sant'Elia. Il treno che portava la mia famiglia, la famiglia anche di Padre Vito, che hanno viaggiato assieme. E quindi questa trepidazione che il giorno dell'ordinazione ci sarebbe stata la neve, c'è stata la neve, ma il Signore ha permesso. Poi eravamo in parecchi, no? Perché noi ce ne siamo ordinati in 11, tutte a Campobasso e tutte nello stesso giorno. E avevamo avuto come un fatto straordinario un predicatore che è venuto dalla Toscana a predicarci gli esercizi, che per noi è stato un fatto straordinario, allora non c'erano queste possibilità. E quindi è una cosa che molto ricordo della consacrazione. La neve, il freddo, la predicazione, ma nella giornata... Ecco, sono vissuto in un clima diverso, esatto. Poche volte sì. Ecco, siamo ancora qui in diretta e sono in compagnia di due frati speciali, come vi ho detto prima, Francesco e Pietro. E voglio condividere con voi anche questo pensiero che ho fatto. Voi siete venuti da Bari, da Campobasso, soprattutto da Campobasso, dove avete affrontato anche il disagio della neve, sta nevicando in questo momento. E, ecco, un ricordo proprio che ha appena fatto Padre Rosario circa la sua ordinazione sacerdotale, proprio questa. Lui fu ordinato nel 54, il 21 febbraio, e proprio quel giorno c'era tanta neve. Guarda caso, proprio oggi, il giorno in cui noi lo affidiamo al Signore, ancora la neve fa da sottofondo a questa sua storia di vita vocazionale, sacerdotale. Un vostro ricordo personale, anche perché voi siete legati a Padre Rosario, ad una cosa particolare, speciale, soprattutto negli ultimi anni, no, della sua vita. Il servizio che voi avete prestato a lui anche nelle cose giornaliere, nelle cose di tutti i giorni. Un ricordo personale, ecco, magari tu Francesco, poi Pietro. No, io, come dicevi prima, ho avuto modo di rendere questo servizio a Padre Rosario per 3 anni. E per me è un onore in cui ho potuto imparare tante cose. E lui, infatti, mentre dicevi della sua vocazione, mi parlava della sua vocazione, come è avvenuto, no? Il suo incontro con Padre Pio. Mi diceva una volta che lui è venuto a San Giovanni Rotondo qui con sua madre, a 11 anni aveva, e voleva confessarsi da Padre Pio. E lui ha chiesto a Padre Pio: ma io sono un po' dubbioso sulla mia vocazione, non so. E Padre Pio diceva: no, tu devi entrare tra noi in questa famiglia. Ha potuto vivere questa sua vocazione sempre, no? Anche a noi, diceva sempre, anche l'ultima volta che quando ho incontrato, il messaggio che mi voleva lasciare era questo: tu sei frate minore cappuccino, vivi da frate, devi morire da frate. No? Una persona innamorata del Signore, una casa costruita sulla roccia dell'amore di Dio. Questa è un'immagine che io ho quando penso di Padre Rosario. Grazie Francesco, a te Pietro anche. Sì, io invece sono il predecessore di Francesco, colui che si è occupato di Padre Rosario prima di lui, e anch'io mi ricollego al tema vocazionale,
perché proprio nella condivisione tra due generazioni, una quella di Padre Rosario che appunto ha vissuto tutti i tempi legati al preconcilio, poi il concilio, e generazioni come le nostre che arrivano, diciamo, nei tempi attuali in convento, nella condivisione proprio di queste generazioni, lui mi raccontava una volta, in modo, diciamo, un po' così simpatico, di quella che era la sua vita in convento. E mi diceva proprio questo, in modo molto paterno: tu pensi che, diciamo, la nostra vita magari fosse noiosa quando io ero formando come te? Invece no, la nostra vita era molto bella, era legata veramente ai ritmi della quotidianità. E in questo suo, appunto, parlarmi della sua quotidianità, che era essenzialmente legata ad una dedizione al tempo personale, al tempo di studio, ma anche alla condivisione fraterna, lui mi ha sempre rimandato la fortuna nel mio essere frate cappuccino oggi, per tutta la ricchezza che l'ordine mette a nostra disposizione. E in questo davvero ho potuto sperimentare la paternità di Padre Rosario, che nel suo piccolo, con i suoi esempi, appunto testimoniava a noi la bellezza dell'essere frate cappuccino oggi. Solitamente noi in convento, un po' come anche nelle famiglie, noi genitori, anche i nonni, nei confronti dei più giovani, delle ultime generazioni, usano dire "i tempi miei". Ecco, ricordate magari un'espressione o un ricordo, una storia, ecco, nella quale anche Padre Rosario magari in modo nostalgico avrà fatto questo confronto tra la generazione attuale e la sua. Il suo atteggiamento com'era? Era nostalgico, polemico, oppure incoraggiante? Ecco, come vi guardava voi, generazione attuale? No, allora il suo atteggiamento era assolutamente incoraggiante. Lui quasi tentava di provocarci, perché per lui era fondamentale la condivisione, ma non mai in tono polemico. Lui tante volte ci ha raccontato appunto della sua vita, dicendo che magari quando era un giovane studente la cosa magari che potesse fare era semplicemente quella di partecipare ai funerali, quindi non usciva mai dal convento, perché ovviamente i tempi della sua formazione erano diversi da quelli della nostra oggi. Ma in questa diversità lui cercava sempre un collegamento tra le due esperienze di vita. C'è un messaggio proprio per voi da parte di Padre Rosario, proprio rilasciato in quell'intervista, dove proprio nomina i post novizi, no? E anche nei post novizi tutti gli studenti frati in formazione. Sentite cosa dice: chiede proprio di guardare queste stelle, che sono i santi frati che ci hanno preceduto. Ascoltiamo. Ecco. Mi hanno detto che la telecamera è tutta per me. E io che cosa vi posso dire? Che cosa vi posso dire se non quelli di siate fedeli alla vocazione alla quale siete stati chiamati. Fedeli sempre e in tutto. Ecco, voi siete entrati in convento per seguire il Serafico Padre San Francesco, per seguire delle stelle. Guardate le stelle, mirate le stelle, lasciate stare tutti gli altri. Quelle stelle vi porteranno laddove voi credete o avete creduto di dover arrivare. E credo che più o meno queste cose che vi dico, le direi anche in altre occasioni e in altri posti. Ma questo è l'insegnamento che vi do io. A voi che mi seguite o che ci seguite lì nel postulato, post-noviziato di Campobasso. Ecco, Francesco, Pietro, queste parole che abbiamo ascoltato davvero commoventi, no? Questo invito da parte di Padre Rosario a guardare le stelle. E certamente per voi Padre Rosario è stata una stella, una stella che vi ha guidato, una stella che, una luce che anche voi avete accompagnato, soprattutto nel momento in cui la sua luce splendeva di più, ma certamente il suo fisico cedeva. A te, Francesco, voglio chiedere questo. Quando, ecco, ti è...
ti è capitato, ecco, hai dovuto proprio per servizio anche compiere dei gesti anche molto di grande tenerezza, proprio di cura nei suoi confronti. Cosa provavi e com'era proprio l'atteggiamento di Padre Rosario? Ecco, perché ci vuole anche tanta umiltà a lasciarsi anche servire, no? Come in quel caso dove lui vedeva che le sue forze erano ormai sempre più deboli. Cosa provava? Cosa ti diceva? Magari se ti diceva qualcosa, se lo puoi condividere. Sì, come dicevi prima, lui è una persona che fa fatica proprio, no? Per non dare fastidio all'altro. Lui provava sempre questa preoccupazione, no? Io ti sto dando troppe fatiche, dolori. Ti chiedeva scusa, sì, no? Ti chiedeva perdono. Scusa, mi diceva: Francesco, ricordati che sia sempre per l'amor di Dio. Una frase tipica di Padre Rosario: sia per l'amor di Dio. Quando lasciavo la stanza sua, no? Mi lasciava sempre questo. Io ho detto: Padre Rosario, non ti preoccupare, cioè, anzi, considero come un tesoro che mi dai in questo tempo, no? Come dicevi prima, è un tesoro che la nostra generazione riceve da una generazione precedente. Quindi faticava, ma si affidava come un bambino, no? Cioè, mi diceva: fai tutto quello che devi fare, non ti preoccupare. Quando tagliava le unghie, no? A volte provava il dolore, non mi ha mai detto una parola: no, mi fa male, no, soffriva. Io vedevo nei suoi occhi quell'affidamento completo di un bambino tenero, cioè, che significa una grande maturità da parte sua. Un grande insegnamento, sì, no? Sì. Un insegnamento non più fatto con le parole, ma fatto con il suo gesto arrendevole. Lui si era arreso, ecco, anche nelle tue cure, nelle vostre cure. Ecco, io sento davvero da parte di tutti i frati, ecco, di dirvi grazie, anche perché questo è un momento vocazionale, cioè nel senso che anche in questo nostro raccontare, parlare, noi comunichiamo che la vita dei frati, no, tante volte si pensa che sia la vita ad extra, usciamo dal convento, aiutiamo i poveri che stanno per strada, dobbiamo aiutare coloro che sono fuori, invece la povertà la si vive proprio, la si sperimenta proprio nel convento stesso, come diceva San Francesco, prendendoci cura proprio dei fratelli anziani, dei fratelli ammalati. E in questa occasione, ecco, Francesco d'Assisi usava proprio un termine che potrebbe sembrare strano, invece esprime davvero tutto il senso della tenerezza. Francesco diceva che i frati dovevano essere come madri, no? Ecco, avete sperimentato anche voi questo senso di maternità nei confronti di Padre Rosario. Ecco, davvero vorrei dirvi proprio grazie. Pietro, abbiamo ancora un minuto, se vuoi aggiungere tu qualcosa e poi... Ok, allora, anch'io un po' mi ricollego a questo aspetto di tenerezza e di cura, raccontando anche, diciamo, anch'io la stessa frase che Padre Rosario appunto diceva a Francesco, era un suo ritornello, ma ciò che vorrei consegnare, diciamo, anche come dono per tutti, anche i telespettatori, è proprio questo sguardo di profonda tenerezza che Padre Rosario aveva ogni qualvolta noi ci recavamo da lui per la sua cura, insomma, personale. Oltre al suo, diciamo, cercare mai di non essere di peso, lui ci ricolmava sempre di questo sguardo di profondo tenerezza e amore, per cui uscivamo sempre a mani piene, insomma, dall'incontro con lui, mai privi di qualcosa. Grazie, grazie. Spazio alla regia. Ecco, siamo ritornati qui in diretta dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Si è fatto silenzio in chiesa perché abbiamo accolto la salma di Padre Rosario in preghiera e siamo pronti per prepararci proprio alla celebrazione eucaristica. Mi ha raggiunto qui Fra Antonio Gabrielli. Antonio, un tuo ricordo personale di Padre Rosario. Sì, allora, prima di tutto ricordo sempre la dolcezza di Padre Rosario. Ogni volta che andavamo a chiedergli qualcosa, soprattutto la confessione, un consiglio, lui stava sempre chinato sulla sua scrivania a leggere e poi alzava lo sguardo di sbieco, però sempre con un sorriso. Prima ancora che noi gli chiedessimo qualcosa, appena lo chiamavamo, si rivolgeva a noi sempre così. E dico questo anche perché c'è un episodio che mi ha proprio fatto toccare proprio l'importanza che noi avevamo per lui, soprattutto che riguarda questo episodio Padre Rosario professore, perché è stato docente di latino di molti di noi
E ricordo che una volta mi chiamò ad aiutarlo a fare da segretario a un suo esame e c'era fra di noi qualcuno un po' più con maggiori difficoltà e aveva dimostrato queste difficoltà durante tutto l'anno, durante le lezioni. Però quell'esame, questo fratello andò bene e ricordo quando poi era il momento di dare i voti, la gioia di Padre Rosario più volte diceva come sono contento, dobbiamo premiarlo, proprio perché era soddisfatto nell'aver visto che noi frati giovani eravamo riusciti ad andare oltre lo sconforto, lo scoraggiamento che poteva essere lo studio, ma anche poi lui ci incitava anche ad andare oltre quegli scoraggiamenti temporanei per guardare in alto. E infatti lui dimostrò questa gioia che accompagnava sempre, questa gioia che ci donava anche sempre con una frase: mi raccomando, devi amare Gesù, devi amare Gesù, devi amare Gesù. Grazie di cuore Antonio davvero di questa condivisione, mi ha fatto proprio ritornare indietro con la memoria ai tempi in cui io incrociavo il suo sguardo da studente. Adesso noi vi consegniamo davvero una chicca, una perla preziosa, proprio nel giorno del suo compleanno, 90° compleanno, eravamo proprio alla fine del primo lockdown nel luglio 2020 a Campobasso e sentite cosa dice, davvero può essere il suo testamento spirituale. Lo abbiamo intitolato così, Dilexit Jesum et Provinciam, ecco i suoi due amori potremmo dire, l'amore per Cristo nella vocazione e l'amore anche per questa provincia dei frati. Vi lasciamo alle parole di Padre Rosario e poi vi auguriamo una buona celebrazione e una buona preghiera. Grazie per essere collegati con noi e per pregare con noi. Non so perché dopo tanti anni che il compleanno è passato inosservato, non lo sapeva nessuno. Quest'anno invece si è voluto solennizzare da parte della fraternità, che ringrazio, e da parte della provincia tutta. 90 anni. Mi chiedo, ma tu hai pensato che hai 90 anni? In una riunione in capitolo locale del periodo della pandemia, stando lì sulla loggia, tutti quanti congregati, mi è stato detto in maniera delicata, paterna, ma tu pensi che hai 90 anni? Io non ci avevo mai pensato, ma da allora sempre qui. La sera, quando devo andare a incontrare, diciamo, il sonno, il Signore, mi abbandona a te. La mattina, Signore, ti ringrazio per quello che mi hai dato, ma non so che cosa mi ha procurato quel ricordo. Mi ha procurato il ricordo di dire tu devi pensare anche alla tua anima, io ci pensavo alla mia anima. Ma adesso ci penso in maniera molto più continua e serena e fiduciosa. Vi ringrazio per quelle cose che avete fatto, che avete potuto dire, per la stima che avete potuto dare al mio comportamento, ma quello che ho fatto perché era convinto, perché amavo il Signore. Volevo fare quello che il Signore voleva da me. Purtroppo ho dovuto lamentarmi con il Signore e con me stesso,
che pur vivendo con il Signore e per il Signore, non sempre ho avuto quel pensiero continuo come il pensiero attuale. Detto questo, stamattina, stando nella stanza, poco prima che arrivassi il contratempo, stando solo, mi è venuto e mi è ritornato nella mente quella espressione dei Salmi: Eundes ibant et flebant. E a me, allontanarmi, anche se provvisoriamente, non lo so, sono nelle mani di Dio, provvisoriamente, dalla fraternità, mi procura un dispiacere. Eundes ibant et flebant, nel mio interno. Perché Dio vuole così. Tante cose potrebbero cambiare, ma mi dispiace, accetto la volontà di Dio e mi adeguo alla volontà di Dio. Ma eundes, io vado a San Giovanni, mi metto nelle mani di Dio, ritornerò se Dio vuole. Venendis altri, venendo come esultazione. Me l'auguro per il Signore. Ringrazio la fraternità e i confratelli con i quali giustamente è da dire uno della fraternità, perché io percepisco sempre. Sono stati gli ultimi sette anni sereni. Eravamo fratelli. C'era il pensiero da parte di tutti, l'uno verso gli altri. È stata una cosa bella. Ringrazio quello che avete potuto collaborare con me, con il Signore, e mi auguro che il Signore voglia dare a voi, più che a me, la serenità e la gioia di essere cappuccini. Scusatemi, quando avevo delle fantasie, cioè, che cosa vorresti sulla tua tomba? Allora, dilexi Jesu et provincia, ho amato il Signore, ho amato voi, che Dio vi voglio benedire, punto e basta.